tardi nella seconda parte della mia presentazione. Ci concentreremo sulla salute uterina. Prima abbiamo parlato di come le sostanze nutrienti, gli ormoni determinano, influenzano la produzione di latte e come tutto questo può influenzare la funzionalità della ghiandola pituitaria, delle ovaie, del corpo luteo. Ora invece parleremo un pochino di come gli stessi nutrienti possono avere potenzialmente appunto un effetto sulla salute uterina. La salute uterina è un tema molto popolare oggigiorno, soprattutto tra gli allevatori e i veterinari. Vediamo qui un grafico che illustra i cambiamenti di peso dell'utero nei primi 30 giorni postpartum. Potete appunto vedere dopo appunto il parto il peso dell'utero è circa 12 kg, dopo nel giro di 4 settimane circa arriviamo a un peso di 1-2 kg. So it's quite an è un processo sorprendente per certi versi. Qui vediamo l'utero di una Holstein 3 giorni dopo il parto. Potete appunto vedere da queste immagini le dimensioni dilatate dell'utero. Vediamo appunto come è gonfio, vediamo il contenuto del corpo uterino. Vediamo appunto la superficie uterina. E vediamo appunto il degradarsi nel postpartum di questa parte esterna della superficie uterina dopo la resezione. Qui vediamo appunto l'utero al giorno 3 postpartum. 22 giorni più tardi, questo è l'utero. Questa immagine ci riporta appunto allo stesso livello di ingrandimento, ci fa proprio vedere l'evoluzione. È un processo davvero sorprendente. Sappiamo che a volte questo processo progredisce per il meglio. Qui vediamo l'utero 25 giorni postpartum in queste immagini. Vediamo appunto che l'utero è in buone condizioni di salute. Qui vediamo appunto un'immagine 25 giorni postpartum. Vediamo che invece qui le condizioni di salute non sono buone. Potete vedere la presenza di pus all'interno dell'utero e vediamo appunto le lesioni all'interno dell'utero. Le cellule che sono appunto responsabili di ripulire, per così dire, la parete uterina sono i neutrofili. Questi neutrofili vengono dal flusso ematico, riescono appunto a infiltrarsi attraverso l'epitelio, riescono ad accedere al lume uterino, dove vanno ad uccidere i batteri, con un effetto praticamente di fagocitosi. Qui vediamo appunto una sezione dell'utero, 25 giorni postpartum, potete appunto osservare questa sezione trasversale che permette di apprezzare l'epitelio uterino. Vediamo i neutrofili che appunto si infiltrano per accedere praticamente al lume uterino. Questo processo possiamo definirlo come appunto processo infiammatorio.
it's perfectly normal. Ed è assolutamente fisiologico. But one thing we know about these una cosa che però sappiamo a proposito dei neutrofili, di queste cellule, è che abbiamo una risposta di queste cellule ad ormoni e metaboliti. So they respond to glucose, quindi c'è una risposta al glucosio, all'insulina, all'IGF-1, BHBA, e anche ai NEFA, gli acidi grassi. Quello che però desidererei sottolineare qui è che postpartum abbiamo bassi livelli di glucosio, di insulina, di IGF-1, e poi vediamo appunto abbiamo un alto livello di BHBA e di acidi grassi per contro. Le cellule, queste cellule immunitarie preferirebbero un alto livello di glucosio e di insulina e di IGF-1, con per contro bassi livelli di BHBA e di NFA. Queste cellule quindi che servono per preservare la salute uterina non apprezzano questa concentrazione ormonale che è tipica della bovina postpartum. Questo è il motivo per cui noi diciamo che appunto c'è un effetto di immunosoppressione nella prima fase postpartum. Quindi c'è appunto metrite, ci sono appunto altri sintomi tipici postpartum, patologie a cui le vacche sono più esposte. Tutto questo è parzialmente spiegato dal fatto che queste cellule sono quelle che vanno a contrastare poi i processi infettivi. Sono quelle che contrastano l'endometrite piuttosto che appunto la mastite, che contrastano la polmonite, le infezioni, che non apprezzano questo basso livello di IGF-1, insulina e glucosio, e per contro un alto livello di BHBA ed NF. Questo pone un problema per la bovina postpartum. E quindi una delle cose che noi abbiamo studiato è come praticamente la produzione di latte va a influenzare la salute stessa proprio agendo su queste cellule. Quindi vediamo che le cellule possono essere abbastanza attive in fase precoce postpartum. Potete appunto osservare queste cellule che si creano un percorso, vediamo appunto questa parte praticamente separata dall'endometrio, legata al fatto che appunto queste cellule stanno cercando di raggiungere il lume uterino. Sappiamo che appunto se c'è l'endometrite o la metrite, questo avrà un effetto a lungo termine sulla possibilità di un'ulteriore gravidanza. E quindi anche dopo che questo processo si è completato, succede qualche cosa all'interno dell'utero che ancora non comprendiamo completamente. 200 giorni più tardi ancora non si è instaurata una gravidanza, e diciamo allora che queste cellule possono in qualche modo contribuire a programmare l'utero in questa fase precoce postpartum. Noi cerchiamo proprio di capire come e perché tutto questo avviene. Probabilmente ciò che succede è che se queste cellule sono presenti nell'endometrio, l'embrione probabilmente cresce e poi abbiamo la morte, una perdita embrionale,
perché non è in grado, per così dire, di tollerare bene queste cellule. Adesso torniamo un attimo a parlare delle componenti genetiche che giocano a favore o a sfavore di un'alta fertilità nelle bovine, più nello specifico parlando appunto della salute uterina. Sono dei dati di Moorpark, Irlanda. Qui vediamo appunto una popolazione rispettivamente ad alta e bassa fertilità. Come vi dicevo appunto prima, quelle ad alta fertilità hanno un migliore BCS rispetto invece a quelle a bassa fertilità. Qui vediamo che appunto quelle ad alta fertilità hanno livelli superiori di glucosio rispetto a quelle a bassa fertilità. E vediamo che appunto quelle ad alta fertilità hanno anche livelli superiori di GLP-1, di insulina, rispetto a quelle a bassa fertilità. Abbiamo bene o male la stessa quantità di latte prodotto nei due gruppi, quindi stessa produzione di latte, ma livelli estremamente diversi come punteggio BCS e come conteggio, come livelli ormonali. Ed è proprio quello che vorrei sottolineare, una sorta di messaggio da portare a casa. E se noi selezioniamo le giuste bovine, si può avere una buona produzione di latte anche senza avere tutti questi problemi. E dobbiamo semplicemente fare bene il nostro lavoro selezionando appunto le bovine più indicate, come abbiamo fatto negli ultimi 40 anni. Ora però possiamo ancora migliorare questo processo. Se noi guardiamo appunto questi dati di Moorpark, se guardiamo appunto i neutrofili, il livello di neutrofili, la loro presenza all'interno dell'utero, possiamo appunto osservare che a 3 settimane postpartum non sono diversi in termini di conta dei neutrofili. Se guardiamo invece 6 settimane postpartum, vediamo appunto la conta dei neutrofili in quelle a bassa fertilità. Abbiamo appunto questo livello nell'utero. Quelle che invece appunto sono ad alta fertilità hanno una conta inferiore. E quindi vediamo appunto, abbiamo ancora un processo infiammatorio in corso in queste bovine a bassa fertilità, e questo spiega forse, questa presenza spiega il fatto che non riescono a instaurare una nuova gravidanza. Quindi vediamo che la salute dell'utero è assolutamente essenziale. Noi riteniamo che una cattiva salute uterina possa portare a perdita dell'embrione. Vediamo appunto, adesso ci sono 2 aspetti su cui vorrei soffermarmi. Il primo periodo è la fase precoce, prima ancora appunto che la bovina percepisca questa gravidanza. Il secondo periodo invece di cui parlerò è quello successivo, la perdita embrionica tardiva, per così dire. Parliamo prima della perdita dell'embrione in fase precoce. Vediamo appunto questi dati di 2 laboratori diversi, dove è stato appunto formulato il quesito. Se io guardo praticamente quanti embrioni sono presenti dopo l'inseminazione, vediamo appunto questo dato del primo laboratorio, che sembra suggerire appunto che soltanto il 60% scarso sembra appunto presentare un embrione dopo il processo. Io ritengo che appunto ci sarà, questo sembra suggerire che c'è stata una perdita molto elevata in fase precoce. Tradizionalmente pensiamo che un 80% delle bovine avrà un embrione una settimana dopo l'accoppiamento. Secondo questi dati forse la percentuale non è poi così elevata in realtà.
Abbiamo quindi guardato la salute uterina cercando appunto di fare un esame citologico con lo spazzolino per il citobrushing. Vediamo appunto questo spazzolino che viene inserito nell'utero. Vediamo appunto le cellule prelevate vengono messe su un vetrino. Se vediamo questo tipo di presentazione, abbiamo le cellule epiteliali normali dell'utero. Se vediamo invece questo tipo di immagine, qui abbiamo neutrofili e questo significa che c'è un processo infiammatorio in corso. Non si può fare una diagnosi tramite palpazione. La palpazione sembra tutto normale nonostante ci sia un processo infiammatorio in corso. E quindi abbiamo condotto uno studio all'interno del quale abbiamo valutato la fertilità guardando appunto la conta dei neutrofili 30-39 giorni postpartum e poi 64-73 giorni postpartum. Vediamo appunto, quindi abbiamo fatto una classificazione in basso, alto, basso, piuttosto che alto, alto. Quello che abbiamo trovato in questa analisi è che se non c'erano processi infiammatori, avevamo un 59% di concepimento, circa 70 giorni praticamente postpartum. Quindi vediamo alta fertilità se sono buone le condizioni di salute uterina. Se c'è invece evidenza di infiammazione, abbiamo un forte calo della fertilità. Abbiamo condotto diverse analisi, abbiamo visto appunto che gli embrioni muoiono di solito, tipicamente prima del giorno 18. Vediamo appunto che c'è convergenza tra il risultato di questo nostro studio e quest'altro studio di laboratorio dove è stata fatta una classificazione in base alla conta dei neutrofili. Vediamo appunto questo autore che ha fatto appunto una classificazione bassa, media, alta. Quello che appunto gli autori in questo studio hanno concluso e vediamo appunto, hanno valutato, fatto appunto un'analisi embrionale, vediamo che se appunto se la conta dei neutrofili era elevata, c'erano pochi embrioni. Questo sembra quindi suggerire che se c'è un processo infiammatorio sia appunto una perdita precoce dell'embrione dell'apparato riproduttivo. Quindi la perdita embrionica è proprio legata alle cattive condizioni di salute dell'utero. È in fase precoce, molto precoce dopo il concepimento. C'è poi un secondo periodo tipico di perdita dell'embrione e questo forse è ancora più frustrante per gli allevatori. Vediamo appunto, quindi parliamo di un periodo tardivo di perdita dell'embrione in questo secondo caso. Gli allevatori negli Stati Uniti vogliono ovviamente che i veterinari facciano un controllo subito dopo il concepimento, non appena possibile. Vogliono appunto un controllo a 28-32 giorni tipicamente per via ecografica. Piuttosto che appunto un test di gravidanza di tipo ematico sul latte. E quindi vediamo che appunto questo test di gravidanza è molto molto popolare negli Stati Uniti, ne fanno uso in molti e vengono appunto raccolti questi dati. Se parliamo appunto del test ematico lo si può fare già a 28 giorni.
Sappiamo che appunto facciamo questo test a 28 giorni, andremo a perdere un 10-15% di queste gravidanze entro il giorno 60, quindi a 45 giorni invece abbiamo un 30-35 rispetto appunto al giorno 60, quando arriviamo al 60, quindi c'è una gravidanza che è iniziata. La bovina è in gravidanza, poi appunto si perdono i segni e tutti vorrebbero capire perché, tutto questo succede, che cosa sta succedendo alla bovina. E quindi vediamo che noi pensavamo che forse quello che succede in questi casi è la colpa è ad associare a basso livello di glucosio, ai metaboliti, questo forse è il motivo per cui l'embrione non cresce, non si sviluppa e la gravidanza non può provenire, abbiamo una perdita embrionale, è un'ipotesi. Non c'è abbastanza glucosio che raggiunge l'embrione perché c'è un afflusso eccessivo di glucosio verso le ghiandole mammarie e questa potrebbe essere la ragione della perdita embrionale. Abbiamo quindi condotto questo studio comparativo tra appunto bovine in lattazione e non in lattazione. Come abbiamo fatto questo esperimento? Abbiamo appunto identificato un gruppo di bovine vediamo appunto queste dopo il parto non abbiamo avuto lattazione in un gruppo e nell'altro invece sì, questa era appunto l'analisi comparativa. Vediamo appunto i dati raccolti relativi a questo esperimento comparativo. Vediamo quindi due gruppi, praticamente in lattazione e non in lattazione. E appunto il fatto che appunto queste bovine riuscissero a sviluppare la gravidanza oppure no. Alla prima, dopo la prima inseminazione. Vediamo appunto i livelli di glucosio, vediamo i giorni postpartum, possiamo appunto osservare in lattazione, vediamo questi bassi livelli di glucosio rispetto a quelli in cui non, appunto le bovine non erano in lattazione. Questo è praticamente l'effetto della lattazione sui livelli di glucosio misurati. Potete quindi osservare che queste due curve non si vanno mai a intersecare fino a 60 giorni, non ci sono punti di intersezione tra le curve, non c'è praticamente un livello sufficiente di glucosio. Qui vediamo l'IGF-1. Vediamo appunto le bovine non in lattazione, vediamo i livelli superiori di IGF-1 rispetto alle bovine in lattazione. Guardiamo appunto un attimo le bovine che sviluppano una gravidanza rispetto a quelle che invece non sono in gravidanza nell'altro gruppo. Vediamo appunto, qui abbiamo gravidanza e lattazione. Qui abbiamo invece bovine in lattazione non in gravidanza. Qui bovine non in lattazione in cui si instaura la gravidanza, nella seconda linea invece non in gravidanza. Quindi questi ormoni giocano un ruolo nel determinare l'instaurarsi della gravidanza o meno nelle bovine. Se noi guardiamo più da vicino, è in fase precoce, sono praticamente questi primi giorni, fino al 40. Sono i primi 30-40 giorni, vedete appunto qui abbiamo il punto dell'inseminazione. Quindi a 28, 35 e 42 giorni di gravidanza andiamo praticamente post mortem a fare una valutazione. Vedete appunto questo studio
Vedete l'ampio grado di varianza in termini appunto delle dimensioni del feto. Vediamo, quindi noi tendiamo a pensare che il feto cresca secondo uno schema tipico, ma così non è. C'è veramente una grossa varianza nella rapidità con cui il feto cresce e si sviluppa. Vediamo questi feti a partire dal giorno prelevato, il giorno 28 dal concepimento. Guardiamo poi la concentrazione di glucosio nelle madri. Possiamo osservare che se stanno lattando in lattazione avremo livelli inferiori di glucosio, ma abbiamo anche considerato la concentrazione di glucosio nei feti. Potete appunto vedere che sono più bassi in questi feti. Quindi se la madre ha un basso livello di glucosio, quello che raggiunge il feto è comunque un minore apporto di glucosio. Ricordatevi che il glucosio è estremamente importante per la crescita e lo sviluppo fetali. Se noi guardiamo appunto, abbiamo cercato di chiederci, una volta che appunto il feto riceve una quantità minore di glucosio, si svilupperà meno, sarà più piccolo. Vediamo, abbiamo determinato il peso del feto a giorni diversi della gravidanza. Potete appunto osservare il peso che è inferiore in caso di lattazione. Vediamo la percentuale, peso percentuale che è inferiore in funzione della lattazione. E qui vediamo proprio un esempio della diversa presentazione dell'aspetto molto variabile dei feti. Vediamo, siamo al giorno 35 in entrambi i casi. Potete vedere appunto, abbiamo nel primo caso lattazione, nell'altro no. Diciamo che le dimensioni sono quindi ben diverse. Questo è legato praticamente ai livelli percentuali e alla concentrazione di glicoproteine a livello plasmatico. Qui vediamo appunto il test di gravidanza e qui vediamo appunto questo feto di dimensioni molto maggiori che ha dei livelli di PEG molto superiori rispetto invece al feto di dimensioni minori. Questo sembra essere in concordanza con i dati dell'Università del Missouri. Vediamo appunto che la quantità di PAG a 28 giorni dal concepimento può indicare se l'embrione sarà vitale o meno. Vediamo che dove abbiamo a 28 giorni un livello di PAG basso avremo una maggiore probabilità di perdita embrionale. Quindi una bassa concentrazione di PAG vi può dare un'indicazione dello stato di salute o meno dell'embrione. E quindi abbiamo ritenuto che forse questa concentrazione di glucosio potrebbe influenzare la sopravvivenza o meno dell'embrione. E quindi abbiamo condotto numerosi studi presso l'Università del Missouri per cercare di stabilire se l'insulina, l'IGF-1, il glucosio, se questi livelli possono determinare la sopravvivenza o meno dell'embrione. Abbiamo quindi analizzato tanti endpoint. Vediamo gli ormoni, i metaboliti, abbiamo guardato la razza, abbiamo guardato appunto i tori, tutte queste variabili, il punteggio BCS, i pesi.
cercando di comprendere da tutti questi fattori quali sono quelli che possono influenzare la crescita embrionale. Abbiamo quindi misurato gli embrioni, abbiamo monitorato le bovine per dire questo fattore è associato alle dimensioni dell'embrione, questa bovina è a rischio di perdere l'embrione. Quello che abbiamo trovato è quanto segue. Il glucosio, ad esempio, può influenzare il pattern di crescita embrionale. Vediamo appunto che tutto sommato tutto questo è limitato, cioè non porta alla perdita dell'embrione, non riteniamo che da solo possa determinare la perdita dell'embrione. L'embrione magari crescerà più lentamente a causa di questo all'inizio, dopodiché, per così dire, questo ritardo viene compensato successivamente. Questi sono proprio dati relativi alla crescita dell'embrione. Questi invece sono praticamente i dati relativi al livello di glucosio. Vediamo che appunto le bovine con alti livelli di glucosio sono nella prima riga, nella prima curva, le altre sono quelle con basso livello di glucosio. Potete appunto vedere che all'inizio gli embrioni magari crescono un pochino più velocemente in presenza di alti livelli di glucosio rispetto invece alle bovine in cui abbiamo bassi livelli di glucosio. Una volta che però praticamente abbiamo una formazione completa della placenta, questo ritardo viene compensato. E quindi abbiamo analizzato un'ampia popolazione. Questo non spiega di per sé la perdita del feto. Può determinare una crescita più lenta dell'embrione, ma non determinarne la morte. La perdita dell'embrione è dovuta forse ad altre cause. Vediamo appunto sia proprio una differenza veramente molto diversa degli embrioni che poi saranno persi. Qui invece non vediamo una risposta così diversa come risposta a questi fattori. Riteniamo che l'IGF-1, il glucosio, l'insulina possano influenzare la salute uterina nella fase precoce postpartum. Però non riteniamo che questi fattori possano determinare la perdita dell'embrione. Riteniamo che ci siano dei problemi a livello uterino, un processo infiammatorio nell'utero che può determinare la perdita dell'embrione. E quindi ora ci stiamo concentrando piuttosto su processi infiammatori a carico dell'utero, processi persistenti di infiammazione uterina. Quando abbiamo appunto un'infiammazione persistente, è quello che stiamo cercando di studiare ora, questo può determinare la perdita dell'embrione. Questi sono appunto dati a riguardo che verranno pubblicati sul Journal of Dairy Science, sono dati in press. Ritengo che siano dei dati interessanti e di buona qualità. Che cosa è stato fatto in questo studio? Hanno valutato le bovine 35 giorni postpartum per stabilire se era in corso un processo infiammatorio piuttosto che appunto c'erano perdite vaginali. Vediamo appunto, è stata una sperimentazione clinica randomizzata con cefapirina. Metricure, questo è il nome del farmaco. Vediamo appunto che se le bovine avevano un utero sano,
There was no improvement in conception. Non migliorava il tasso di concepimento. So the antibiotic does not help. Quindi l'antibiotico non sembra aiutare le bovine sane a livello uterino, se per contro c'era un problema di perdite vaginali, endometrite. La somministrazione di antibiotico determinava un netto miglioramento in termini di tasso di concepimento. È ovviamente un uso off label negli Stati Uniti. È difficile infatti dimostrare questa correlazione in termini di miglioramento, perché se tutte le bovine sono sane e questa somministrazione di antibiotico non aiuta. Aiuta soltanto là dove ci sono dei problemi. Va bene là dove appunto c'è una molteplicità di problemi, e questo è il motivo per cui forse non è approvato l'uso per questa indicazione. Ci fa capire allora che l'infezione a lungo termine potrebbe essere un problema. Per quanto riguarda la soluzione allora a questo problema, penso che la primissima soluzione, se volete, può essere di tipo genetico. Per quanto riguarda invece il breve termine, direi che qui assolutamente facciamo, come dire, tanto esercizio di sincronizzazione, tanta tecnica di sync. Poi l'altro elemento su cui ci concentriamo, almeno in parte, è proprio la salute dell'utero. Questo lo facciamo per fare cosa? Beh, giustamente per essere certi di avere un buono stato di salute uterina. Bene, allora direi proprio che in questo momento posso concludere e direi di passare alla sessione di domande e risposte. Grazie ancora.